Siamo al comune di Bacoli con l'assessore Rosaria Di Meo e al comune è stato istituito lo sportello del contribuente. Ci può spiegare di che si tratta? Sì, oggi è una grande giornata per Bacoli, è una grande novità. Lo sportello del contribuente direttamente dal sito del comune è stato istituito. Lo sportello consente a tutti i cittadini di Bacoli di fare operazioni con un solo clic, quindi dal PC, dal tablet, dal computer e collegarsi direttamente all'ufficio tributi. Questo è uno strumento messo in campo sia per avvicinare, la tecnologia oggi ci consente appunto di eliminare le distanze. In un clima così delicato con il Covid, questo ci consente di eliminare le file agli uffici, gente che si sposta quando può avere comodamente da casa o da qualsiasi altra postazione del mondo, collegarsi all'ufficio tributi con un clic. Come si accede? Collegandovi al sito troverete proprio il link Sportello del Contribuente. La prima schermata vi chiede di inserire un codice fiscale con una password e in questo modo parte una comunicazione all'ufficio tributi che, controllata l'effettiva richiesta, quindi il fatto che siete cittadini di Bacoli e fa tutte le verifiche del caso, vi dà l'ok a procedere con una mail e quindi una mail con una password. Da quel momento siete padroni e autonomi soprattutto di tutta quella che è la vostra situazione. Quindi ogni contribuente potrà vedere la sua effettiva situazione. Quindi si potranno fare pure pagamenti? Certo, si potranno fare pagamenti direttamente dal sito attraverso la piattaforma PagoPA, che è altra piattaforma che è stata istituita da pochissimi mesi qui al comune di Bacoli. All'interno potete effettuare i pagamenti di tutti quelli che sono i pagamenti spontanei che vengono fatti all'ente. Questo è un sistema molto comodo sia per il contribuente che appunto evita la fila allo sportello della posta piuttosto che fare un bonifico bancario e soprattutto per l'ufficio comunale che il pagamento arriva in tempi rapidissimi e si collega immediatamente al servizio che dovete avere, perché è un pagamento spontaneo che serve per poi potete pagare la mensa scolastica quando la riattiveremo, potete pagare i servizi legati al cimitero, insomma tutta una serie di servizi spontanei. Il Comune di Bacoli con questa grande marcia verso l'innovazione vuole soprattutto combattere quella che è la nostra piaga, quella che è l'evasione. Vogliamo aiutare il contribuente affinché si senta partecipe in tutta quella che sono i servizi che il comune rende. Quindi il contribuente, vedendo che ha un debito nei confronti dell'amministrazione, io sono certa che farà di tutto per estinguerlo, perché un mancato pagamento di un tributo locale significa un servizio in meno che ha il cittadino. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale questa amministrazione su quella che è l'evasione, la lotta all'evasione fiscale. Lo sportello del contribuente e il PagoPA sono entrambi strumenti che sono dalla parte del cittadino per portare avanti questa nostra battaglia. Chiedo a tutti i cittadini di utilizzare entrambi gli strumenti, chiedo ai cittadini di provvedere a quello che è il pagamento dei tributi locali. Grazie.